1. Più severa la lettura del Movimento 5 Stelle, l'intervista al deputato Carlo Sibilia, membro del direttorio. Da giorni la polemica sul funerale del boss Casamonica è al centro dello scontro politico, ma come se ne esce? Se ne esce sicuramente individuando i responsabili e facendogliela pagare, perché questo funerale, che è l'immagine del degrado morale di questo paese, ha dei responsabili precisi, che sono Alfano, il ministero degli interni, Renzi come il presidente del Consiglio, che non ha mosso un dito nonostante tutta Italia sa benissimo che la mafia a Roma ormai la fa da padrona, e il sindaco della capitale d'Italia, che purtroppo è veramente un palombaro, non è più un marino ma è un sottomarino. Voi siete molto critici verso il Partito Democratico, che ha indetto una manifestazione per il 3 settembre, perché? A noi sembra veramente ridicola come risposta. Mafia capitale ha visto sbattere in galera delle persone indagate del Partito Democratico, quindi se il Partito Democratico fa una manifestazione per la legalità, praticamente manifesta contro se stesso. Il 27 agosto il ministro Alfano presenterà la sua relazione in Consiglio dei Ministri su mafia capitale. Voi cosa vi aspettate? Tutti quanti ormai sappiamo che Roma è nelle mani della mafia, quindi bisogna sciogliere il comune e finalmente avere una guida del governo di quella città che in primis metta la legalità e l'onestà. Gavino Moretti.